Buonasera a tutti. Ciao. Con voi di nuovo e il nostro video, la nostra diretta sarà dedicata alla medianità. 10 comportamenti da adottare e errori da evitare in medianità. Buonasera. Ciao Cri. Ciao, ciao Romina. Buonasera. Buonasera a tutti. Vedo che piano piano state arrivando. Ciao Giusy, Stefania, ciao Stefania. Ciao, buonasera. Vedo che l'argomento di medianità vi interessa parecchio e allora ne parleremo stasera. Silvia, buonasera. Ciao, ciao Ornella. Ciao, oh, quanti cuori Ornella, che piacere, che entusiasmo. Grazie di essere qui questa sera. Ciao ragazze, spero che state bene. Graziella, buonasera. Ciao. Stefania, ciao Stefania. Bene, siete pronti per parlare di medianità? Ricordate per favore che le vostre domande stasera sono ben gradite. Antonella, ciao. Shams Jamil, ciao Slavi. Ciao anche a te. Ciao Antonella, Giulia, Marilena, ciao Carmine, ciao Nadia, Franca, Nicoletta, Laura, Laila. Wow, quante siete? Antonio, buonasera Antonio. Ciao Daniela. Silvia, anche qui, ciao Slavi, ciao Silvia, Danila, buonasera. So che vi interessa moltissimo il discorso della medianità, io vi ringrazio tantissimo che mi state seguendo un po' dappertutto perché con nostre dimostrazioni pubbliche. Con tutti i medium presenti su questo canale, per esempio, visto che siamo su Bridge to Fly, parliamo ovviamente di questo canale. Io saluto tantissimo Gaetano Vivo e lo ringrazio tanto sempre di darmi opportunità di parlare con voi. Comunque, visto che il lavoro, diciamo, da medium non è un lavoro semplice, io so che molte persone sono interessate proprio alla comunicazione medianica. So che ciao Agnese, Esther, Loredana, Stefania, ciao Anna Maria, buonasera, Federica, ciao. E so che molti di voi siete già studenti o ex studenti delle varie scuole, dei vari percorsi. E che state provando a sperimentare la medianità, che ovviamente vi fa onore questa cosa, perché noi stiamo parlando dell'amore che costruiamo con la nostra energia, con il nostro intento tra due mondi, dando la possibilità ai nostri cari trapassati di parlare attraverso il nostro canale medianico. Però, andando dietro le vostre domande, che ogni tanto mi dite, Slavia, ma io non riesco a comunicare perché qualcuno può o qualcuno non può. Come per esempio, adesso, ciao Alessandra, Tina, Alice, Rosa, ciao Federica, Emanuela. Come per esempio adesso Romina sta chiedendo, tutti possono fare medianità o è un dono? Romina, senti, rispondo a te, rispondo anche alle altre persone che molto spesso fate questa domanda. La medianità possono fare quasi tutti, diciamo, però non tutti possono diventare medium, perché il medium è un percorso molto più impegnativo che soltanto saper fare la medianità. Non è un dono. Il canale spirituale abbiamo tutti quanti, a qualcuno serve usare la medianità e a qualcuno non serve, perciò non usano il proprio canale e va bene così, vivono come vogliono. Però le persone che vogliono impegnarsi, che questo veramente è un percorso bello impegnativo, ci vogliono un po' delle regole da seguire. E non è necessariamente bisogno usare soltanto la tecnica, qui ci sono tante altre cose a cui prestare attenzione. Vi parlerò dal mio punto di vista, il modo come io
lavoro con la medianità, anche io ho fatto parecchi errori, anche io a volte non riesco a fare un contatto, siamo tutti umani e comunque non è molto semplice mantenere anche attenzione e concentrazione su quello che stai facendo, perché possono essere tanti fattori che possono distrarre la nostra attenzione su qualcosa che in quel momento potrebbe essere un attimino più importante. Per esempio, sto facendo il canale, il contatto, e piange il bambino. E certamente, visto che è il mio bambino, sangue di mio sangue, io vado subito a ascoltare, ma che cos'è che sta succedendo? Perché sento magari dietro la porta la voce del mio marito, magari arrabbiato? Che cos'è che è successo? Visto che siamo così materiali, possono essere tante diverse distrazioni, in questo noi perdiamo attenzione e perdiamo la comunicazione. E poi ovviamente entrerà la mente. E il contatto non riusciamo a eseguire. Ecco, risponderò adesso un po' alle vostre domande e poi dopo vi racconterò cosa vi ho preparato stasera. Giuse, ciao, Beatrice, Alice, ciao Slavi, a me da quanto è mancata mia nonna, tante volte mi è capitato di sentirla come nella mente parlarmi, però non riesco a capire se sono io oppure no. Io capisco benissimo questa tua domanda, Alice, perché noi abbiamo conosciuto i nostri cari e certamente conosciamo molto bene la loro voce e dalla voglia di comunicare con loro, ogni tanto anche la nostra mente stessa potrebbe fare uno scherzo di genere, come se vogliamo sentire la nonna. E la sentiamo perché il nostro inconscio ci accontenta facendoci ricordare la sua voce, il suo comportamento. Poi anche la nostra energia conosce molto bene l'energia dei nostri cari e quando loro entrano nella nostra energia per comunicare con noi, noi possiamo non accorgersi neanche perché li conosciamo molto bene queste energie e non vediamo la differenza. Okay? Come quando magari entriamo in contatto con una persona sconosciuta per noi e sentiamo che qualcuno è entrato nel nostro campo energetico. E per rispondere alla tua domanda, Alice, in modo molto più preciso, se è il gioco della tua immaginazione oppure veramente hai sentito la tua nonna, a distanza del tempo e visto che non sta succedendo adesso questa cosa, farò fatica a risponderti, però, per esempio, chi lavora con la medianità o insegnante in medianità come io, quando i miei studenti lavorano in classe, io entro nella loro energia nel momento del contatto per poter capire se sono connessi o no, se stanno facendo un lavoro medianico, se è il frutto della loro immaginazione oppure è entrata la parte sensitiva e stanno percependo le energie non prese dal mondo spirituale, ma delle informazioni che girano attorno in questo mondo. Perciò Alice, se un giorno ci capiterà di incontrarci, tu prova a chiedere alla tua nonna di comunicare e io entrando nel tuo campo energetico riuscirò a darti la risposta. Adesso qui purtroppo non riesco. Giusy, l'intuito da dove deriva? Dal terzo occhio? No, terzo occhio è soltanto il vortice dell'energia dove dove noi percepiamo delle immagini dal mondo astrale, è legato sempre all'intuizione, tutto il nostro canale spirituale è legato all'intuizione sul nostro canale, lungo il canale dove ci sono tutte queste vortici, tutte queste chakra, ovviamente partecipano, il canale prende delle informazioni e le distribuisce queste informazioni in tutti i nostri centri energetici e noi cominciamo a vedere, percepire, udire. Ecco, tutto collabora, una cosa collabora con l'altra. Buonasera, buonasera. Felicetta, che bel nome, Barbara. Cazia, ok, Marianna. Giampaola, Fiorenza. Ok, ragazzi, siete tanti. Bene, altre domande. Marilena, i sogni sono un canale per la medianità? Sì, si chiama medianità onirica, quando noi sogniamo.
E ci sono anche i medium che lavorano più spesso con il canale dei sogni, perché questo canale è collegato con il mondo astrale, con il quale noi collaboriamo facendo i contatti con i trapassati. E certamente anche per loro è molto più semplice comunicare con noi nel momento quando la nostra mente razionale, tranquilla, assente, e in questo lavoro, comunicazione con il mondo spirituale, in alcuni momenti può essere molto più semplice. Ci sono proprio i medium che lavorano soltanto con quel canale lì, e li conosco. Avete visto il film Medium, un film americano? Una serie televisiva. Ecco, lei per esempio lavorava, mi sembra che è stato trattato da una vera storia di una medium che collaborava con la polizia e sognava le cose. Perciò sì, è un canale medianico, certamente. Poi, cosa pensi dei sogni premonitori? Io per esempio, Giuse, io per esempio non faccio i sogni premonitori, per me è difficile, non fa parte delle mie capacità, ma ci sono le persone che sognano e questi sogni si avverano, è una cosa incredibile, fa parte delle ricerche di parapsicologia e delle capacità delle persone di fare questi viaggi e ottenere delle informazioni giuste. Se tu li fai, per esempio, bisogna sviluppare maggiormente questa dote, questa capacità, perché è veramente una cosa abbastanza rara. Roberta, si possono avere contatti in sogno e in dormiveglia? Sì, assolutamente, quello che avevo già spiegato. E poi dormiveglia somiglia molto a stati di trance, stati alterati di coscienza, che infatti in queste fasi è molto semplice di fare la comunicazione. Noi la creiamo noi lo creiamo questo stato di trance quando facciamo i contatti in modo apposito, però quando dormiamo in dormiveglia, questo è un fenomeno completamente naturale. Perciò, se a qualcuno capita, per esempio, chiude gli occhi, quasi quasi va a dormire, si sente che deve adesso addormentarsi e comincia a vedere delle immagini, e praticamente è già apertura del canale nel mondo astrale, e alcune persone vedono i volti, non sanno da dove arrivano. Questa anche è medianità spontanea dovuto dallo stato di trance. Bene, poi vediamo, bravissimi con le vostre domande, bravi, bravi. Telefilm bellissimo, sì, Loredana, sì, molto bello. Giusy, si è associato molte volte. Marilena, mi è capitato spesso di fare sogni premonitori con contatti che vivono nell'oltre, ma come riuscire a ricordare se si può? Perché a volte ricordo che c'era un defunto, ma non ricordo il sogno. È la questione di allenamento, e scrivere i sogni appena ti svegli. Non devono passare neanche 5 minuti. Appena apri gli occhi, subito davanti a te deve essere carta e penna. E finché è ancora un po' fresco questo sogno, subito scrivere. E così riuscirai a distrarre la tua memoria. Qualcuno lavora tra l'altro collabora con angeli custodi che li aiutano a ricordare. Prova a fare una preghiera prima di andare a letto a tuo angelo custode e gli chiedi di aiutarti a ricordare. Magari funzionerà anche a te. Emanuela, a me capita spesso di chiedere qualcosa a mia mamma e poi sognarla con la risposta. Bella cosa, Emanuela, bellissima. Per aspera. Ok, come si fa a sviluppare la capacità di fare sogni premonitori? Grazie, io ne faccio guardando maggiormente la morte delle persone. Guarda, io ti consiglio magari di andare a fare la ricerca delle insegnanti, delle persone che praticano sogni premonitori, visto che io non ho questa dote e capacità. E quanto ne voglio, posso esercitarmi, non riuscirò a farlo. Questo somiglia molto alla medianità paranormale. Chi ha quelle energie di poter
creare dei fenomeni paranormali, di solito sono energie innate, è proprio un canale che funziona in questo modo. Puoi esercitarti quanto ne vuoi, ma a te oggetti non volano perché non hai quel tipo di energia. Per me è la stessa cosa con i sogni, perciò non ho sviluppato maggiormente quella conoscenza perché di solito tutto quello che faccio e tutto quello che posso dimostrare e quello che sono capace di fare, questo purtroppo no, mi dispiace. Nina, come capire se si è pronti per essere medium? Bella domanda, bisogna assolutamente cercare di capire prima di tutto perché. Perché ti serve essere medium? Quanto sei predisposta anche nelle tue intuizioni, se ti è capitato già di vedere, sentire, ma perché veramente lo vuoi fare? Se hai abbastanza emozioni anche da dedicare al mondo spirituale. Ne parleremo di queste cose perché ho proprio scritto per stasera questi 10 comportamenti da adattare, scusate, 10 comportamenti da adottare e errori da evitare quando si fanno i contatti medianici. E allora lì ne parleremo un po' anche ad essere pronti di essere medium. Buonasera, buonasera, Silvana, Salvatore, Patti. Io vedo sempre volti prima di addormentarmi in meditazione. Sì, perfetto. William, buonasera. Anna Frezza, Maura. Ciao Maura, a volte mi succede di fare medianità e il contatto si presenta, lo posso descrivere, ma alcune volte succede che non parla, rimane in silenzio e non mi comunica nulla, né immagini né sensazione, come mi è capitato oggi. Non so come gestire la situazione. Allora Maura, io ti parlerò ovviamente, come parlo sempre, soltanto dalla mia esperienza. Capita anche a molti studenti, tra l'altro, di non sentir parlare, loro pensano che non hanno ben sviluppato chiaro udito. Ma sai, si può capire comunque, loro parlano telepaticamente e noi possiamo percepire attraverso le emozioni o avere un dono di chiaro sapienza. Lo so quello che vuole dirmi. Perché se noi ci concentriamo soltanto su un canale, solo vedere o solo sentire, e questo canale magari non è neanche nostro, noi rischiamo infatti di non ricevere alcuna informazione. Se con un canale che stai provando, per esempio chiarovidenza, e non vedi i dettagli, allora non insistere, prova ad udire. Se non riesci ad udire, prova le sensazioni. Se non riesci a sentire le sensazioni, prova a sapere o prova a annusare, perché anche informazione hanno un odore strano, ma sì, il successo ha il suo odore, la malattia ha il suo odore, una persona ha il suo odore, perciò potrebbe darti qualche intuizione, ma io insisterei, o magari il tuo canale medianico non è quello della comunicazione diretta. Si può lavorare con tavola spiritica, magari quella lettera per lettera loro riusciranno a darti la comunicazione. O magari il tuo canale medianico legato all'arte e hai bisogno di dipingere quello che stai vedendo e man mano ti arriveranno delle informazioni. E sempre, sempre tanti, tanti esperimenti. Carola, ciao Slavi, si possono avere contatti durante una paralisi notturna? Sì, assolutamente, ne abbiamo parlato, infatti la notte non è perché è la notte, luna, perché i mostri che camminano, magia, eccetera. No, 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 ragazze, la notte per noi è la fase di riposo, quando il nostro inconscio esce sul primo piano e gestisce il nostro canale spirituale, il nostro corpo astrale, la nostra anima che comincia a andare un po' in giro, visitare diversi mondi e la nostra mente razionale si mette da parte. E per quello di notte è molto più semplice fare la comunicazione medianica. Tra l'altro, ci sono dei medium che preferiscono lavorare di notte. Perché questa stanchezza del corpo fisico, questo rilassamento, la mente che già va e viene, in questo stato di stanchezza per alcuni medium è anche uno stato migliore per poter comunicare invece di farlo la mattina o nel pomeriggio.
Ciao Magda, Maria, buonasera, Stefania. Perché non riesco ad avere un contatto con le trapassate se non tramite meditazione guidata? Stefania, può essere che il tuo canale, questo genere, o fai qualcosa di sbagliato o non è proprio il tuo metodo. Non è proprio il tuo metodo, quelli che stai scegliendo. Ci sono una marea di modi come si può comunicare con i trapassati. Silvana, a me succede spesso di chiudere gli occhi e di vedere volti, situazioni. A volte mi guardano, chiedo la loro informazione, ma non mi rispondono. Sì, ti rispondono, però non sai come ascoltarli, con quale canale prestare attenzione. Elena, buonasera, Patti 111, va bene? Stefania, Melchiorri. Ciao Slavia, a me capita una cosa molto particolare, sia a me che a mia mamma. Quando sogniamo i gatti avviene un lutto. Come mai ho solo questo sogno negativo? Ho sempre molta paura. Allora, che tipo di canale è? Questo canale, Stefania, è fantastico. C'è qualche aiutante nel mondo spirituale che chi magari non sei pronta a vedere. E a questo punto ti mandano un simbolo e dietro questo simbolo è trascritta una situazione, nel tuo caso per esempio la situazione del lutto. E così ogni volta questo simbolo che ha scelto il tuo inconscio ti fa capire cosa sta succedendo. Per me questa è una cosa bella, è soltanto ringraziare la collaborazione del tuo inconscio e il mondo spirituale che ti danno la possibilità di sapere delle cose in anticipo. Poi, Giorgio, a me capita di addormentarmi nella sera sulla sedia e per pochi minuti, risvegliandomi, trovo delle persone accanto a me che sembrano stare per i fatti loro senza avere con me nessun contatto, poi svaniscono dopo poche secondi. Dipende, Giorgio, se ti piace o no questa situazione, perché alcune persone, per esempio, dicono, se arrivano a me fa piacere che sono in giro. Se non ti piace, tu sei in grado a gestire quelle situazioni, basta di dire non mi disturbate, chiudi il tuo canale, che tra l'altro adesso non vado a spiegare come chiudere il canale, come aprire il canale, perché tutti questi studi bisogna fare proprio in modo molto accurato e non in 2 minuti durante la diretta. Però alla fine sei tu che è capo del tuo canale e puoi dire che cosa vorresti dalla tua medianità. Enza, io ho sempre parlato con i defunti da quando avevo 5 anni, ma è un po' che sono bloccata. Enza, magari perché non hai bisogno di comunicare con i trapassati, o magari non riesci ancora a capire perché ti serve la medianità. Questa è la questione, piuttosto la preparazione psicologica, ma io non credo che i tuoi canali sono chiusi, visto che dall'età così tenera tu avevi già sentito e percepito il mondo spirituale. Loro soltanto stanno attendendo quando di nuovo ti rivolgi a loro, ma con una consapevolezza più matura. Francesca, a me succedeva di avere sempre la soluzione di un problema giuridico di lavoro in sogno. Non so che dirti, io non interpreto sogni, Francesca. Fiorenza, a volte chiudo gli occhi e vedo dei volti, ma che non conosco. Cosa significa? Vuol dire che hai la predisposizione per la medianità e per collaborare con il mondo astrale. Ma questa collaborazione non deve essere più spontanea. Se tu riuscirai a dirigere il tuo canale, essere padrone del tuo canale, tu puoi dire chi vuoi vedere e chi non vuoi vedere. Buonasera, Valio. Katia, buonasera. Roberta, ognuno di noi ha il canale preferenziale. Giustissimo, Maura. Miriam, sin da bambino ho avuto molti tipi di esperienze con il mondo spirituale, ma mi capitò di sognare nei minimi dettagli, compresi degli esatti discorsi, il luogo, il giorno, il fatto accaduto. 4 anni dopo, con amici in cui avevo perso completamente il contatto, ne sapevo più nulla di loro. Come è stato possibile? Un bacione. Miriam, se ti è capitato, vuol dire che è possibile.
quando mi chiedete, ma è possibile che vedo questo? È possibile che mi succede questo? Sì, se ti è successo è possibile. Questa è la meraviglia del contatto spirituale, la meraviglia in modo come le nostre energie sono connesse con le energie dell'universo, energie del mondo spirituale. È fantastica questa cosa, è incredibile. Perciò ringrazia per questo grande regalo e per la collaborazione con l'universo. Marilena, attraverso la tavola Wicca possono arrivare entità con energie più basse. Come si fa a capire se quello è il contatto? La tavola spiritica, che credo che intendi proprio questo, Marilena, bisogna saper lavorare. Fare giochini così tanto per questo che può attirare le energie basse. Bisogna saper veramente manovrare con le energie dell'alta spiritualità e del mondo dello spirito dove stanno i trapassati. Perciò chi lavora con la tavola di solito sono già i medium e sanno come avere la comunicazione con quella dimensione. Se tu non sai cosa rappresenta la dimensione, questo potrebbe essere un po' pericoloso, un po', ma anche a volte anche un po' tanto. Per poter capire come funziona, ci sono anche i corsi apposta per poter provare, ma nella collaborazione con i medium che da anni fanno un lavoro di genere. Ok, io non sogno mai, ma vorrei tanto come si fa. Elena, guarda, secondo me tutti sogniamo, ma la maggior parte delle persone non ricordano proprio i sogni. Antonella, Slavi, ti è mai capitato di provare paura nei tuoi contatti? Trapassate, avvertono la nostra paura. Mai, Antonella, perché io so che arrivano dal mondo dell'amore, io non lo so perché loro mi possono suscitare paura, anche se mi arriva qualche persona cattiva, ma ormai è morta, di che cosa devo aver paura? Non è che mi minacci qua fisicamente. No, non mi è mai successo. Possono avvertire la nostra paura e questo li disturba parecchio di creare con noi una comunicazione. Questo è un gran peccato. Danila, a me capita spesso nei sogni di vedere dei posti o cose che conosco dall'alto e percorrere strade vedendole dall'alto. Bella cosa, anche a me serve, anche a me succede ogni tanto, è come volare, troppo bello. Ciao, ciao, buonasera, buonasera. Valentina, a me a volte capita di avere i sogni da informazione su persone che conosco appena. Come mai? Cosa posso fare? Niente, si vede che il tuo angelo custode decide di passarti queste informazioni, magari per qualche tuo sviluppo interiore, magari perché. Non lo so, bisogna contattare il tuo angelo custode o il tuo spirito guida per poter capire perché ti stanno mandando informazioni di questo genere. Non lo so, ma sicuramente il mondo spirituale è così intelligente che hanno il loro perché. Buonasera Flavio, Sonia, Elena, ma è proprio non faccio, cerco di sognare i miei cari, ma non ci riesco. Ma Elena, guarda. Tu puoi non sognare i tuoi cari, magari non per la tua non capacità di fare sogni di questo genere, ma della loro incapacità di comunicare con te attraverso i sogni. Come noi siamo diversi nella nostra comunicazione, così anche loro certe cose sono capaci di fare e alcune no. Buonasera, Luce, Maria, ciao Maria. Fiorenza, grazie, prego. Fabiola, buonasera da Latina, ciao. Luce Divina, buonasera. Forte odore di incenso e calore sul braccio destra. Ha per caso un significato? Grazie mille per questo tempo. Odore di incenso, calore sul braccio destro. Se per te questi segnali, per esempio, incenso può essere sia spirituale che anche una cosa religiosa, se a te personalmente dà un senso di un significato, e allora lo è perché è il tuo inconscio ti manda sempre dei segnali che tu potresti comprendere. Se per te l'odore di incenso vuol dire medianità, vuol dire mondo spirituale che ti ricorda la chiesa, per esempio, un funerale, allora sappi che vicino a te sta qualcuno e questo colore al braccio potrebbe confermare che vicino a te c'è una presenza.
Ma questa è la mia interpretazione, non so, magari per la tua personalità, nel tuo caso specifico, potrebbe significare qualcos'altro. Noi tutti quanti abbiamo i segnali, i simboli, tutti diversi e purtroppo non si può dire questo vuol dire questo per tutti. No. Valeria, mi succede spesso quando ascolto che fate i contatti, vedo e sento la stessa cosa, meravigliosa. Valeria, bravissima, vuol dire che hai una bella capacità di entrare in empatia mentre medium sta facendo il contatto, tu proprio entri con tuo ascolto dentro nell'energia di quel contatto e certamente percepisci qualcosa. Bravissima, secondo me è da sviluppare. Milena Gelfi, a volte mi pare vediano qualcuno in ombra o sagoma vicino a me. Mi volto ma scompare. Rumore in casa, a volte dove si sedevano mio padre e mamma. Le foto strane, belle spesso volte nelle nuvole. Ok, allora Milena, è normalissimo vedere con la coda dell'occhio diverse ombre, nuvolette, perché questo per noi vuol dire che noi riusciamo a sentire e vedere il movimento delle energie. Attorno a noi ci sono sempre le energie. Tutti i mondi esistono contemporaneamente, i portali si aprono spontaneamente e noi ogni tanto, dove c'è la densità delle energie particolari, possiamo certamente sentirla, è una cosa molto bella. Riguarda anche chiaroveggenza, perciò secondo me potresti sviluppare un pochettino di più questa capacità. Monia, buonasera, Desiree, Danila, Miriam, ciao, grazie Slavi. Più che altro sognare il fatto accaduto 4 anni dopo mi ha fatto riflettere sul libero arbitrio. Ok, bene. Heidi, farai corsi in Italia, magari Rimini. Sì, vicino Rimini ci sono i corsi, in Italia sono in diverse città. Andate sul mio sito www.intuizia.com e lì ci sono tutti i corsi che io faccio. Adesso da settembre partiranno le scuole con studi completi. Ciò, se volete, certamente benvenuti, sarò felicissima di scambiare con voi le esperienze. Melena, ricordo i sogni, scrivo, credo di andare in luoghi, esiste il futuro o di volare, bello. Ok, bene, bene, bene. Poi, la diretta si blocca? Non lo so, Elena, perché sei solo tu che stai lamentando, perciò magari devi riavviare il mio sogno ricorrente. Mi state parlando dei sogni, io non sono esperta né dei sogni né sogni premonitori, perciò mi scusate tanto, ma stasera dobbiamo parlare della medianità e allora alcune vostre domande riguardo i sogni, che non è né tema di stasera né neanche ciò che è nella mia competenza, io le lascio passare. Grazie per la comprensione. Sogno, scusami una domanda, sogni, vabbè, quando sognate i vostri cari, messaggi precisi, questa è la medianità onirica, ragazzi, ok? Ogni tanto mi sento sfiorare le braccia, le mani, i capelli, Desiree, come faccio? Perché sono entità positive, chiedi, e poi anche se in quel momento non senti qualche rifiuto dentro di te, se non senti qualcosa che ti irrita, che ti si abbassa umore, vuol dire che sono delle entità buone e tra l'altro le entità cattive non accarezzano la nostra energia da fuori della nostra aura. Questo fanno i trapassati o fanno i spiriti guida o a volte fanno gli angeli e energie negative sono dentro nella nostra energia e noi le percepiremo in modo completamente diverso. Però l'importante è che non ti cambi umore, che sei tranquilla, allora può essere certa che stai parlando che con qualche entità buona. So che non esiste la morte, che sopravviverò in altre forme, sembianze. Mi spavento tantissimo nei sogni, svegliarmi è una liberazione. Ok, e mio ex marito è deceduto da 3 settimane.
Ogni giorno trovo una piuma bianca e farfalla. Che significato ha? Ma che significato vorresti dare, Fiorenza, a queste cose? È una cosa che ti fa piacere e ogni volta quando vedi questa piuma tu pensi subito al tuo marito. E lo è così perché non è che ti è venuto in mente qualcos'altro, ti è venuto in mente proprio l'immagine del tuo marito, perché è lui che vuole trasmetterti e tu in quel momento riesci a captare il suo messaggio che conferma che infatti è lui che ti sta mandando dei saluti. Bella cosa. Ciao Elena. Fabiola, io ho una gatta che a volte quando miagola sembra che voglia parlare. Una volta sembrava dicesse: io sono qui, ma mi sono spaventata. Anzi, credo sia stata una conferma. Cosa ne pensi? E perché no? Perché no? Guarda che questo potrebbe essere un certo approccio alla metafonia, perché qualsiasi suono potrebbe essere registrato e magari sopra questo suono sentirai anche un altro suono, proprio quell'altro suono che ti ha trasmesso l'idea che qualcuno vorrebbe parlarti. Una cosa carina. Questo può succedere anche quando ascoltiamo musica e ci sembra che ho sentito qualche parola strana che non c'era nel testo. Questo potrebbe essere che il mondo spirituale, i nostri trapassati, utilizzano le note, le lettere per poter comporre un messaggio. E se hai un buon orecchio, lo puoi sentire anche senza fare tutta la preparazione per la metafonia, registrazioni, elaborazioni, eccetera, eccetera. Francesca, mia figlia, prima di andare nell'oltre, una mattina mi disse di segnarmi una parola importante che aveva sognato tutta la notte. Patakai, patakai. Non sono riuscita a trovare il significato. Tu potresti? Patakai. Francesco, devo pensarci su, poi rileggo il tuo messaggio dopo la diretta e ci penso. Grazie a Rosa di aver scritto il nome del mio sito, grazie, gentilissima. Orianna, posso comunicare con Leodori? Quando mia mamma è mancata, quando sono tornata a casa mia, ho sentito un fortissimo odore di alcol ittico in lavanderia. Mia mamma per un certo periodo usava l'alcol continuamente per disinfettare la casa. Io invece in quel periodo non ne usavo. Quell'odore è stato persistente per un bel po'. Sì, Orianna, questo è possibile. Questo è un saluto dalla tua mamma. Questo succede spesso perché si vede che sei molto percettiva nei odori. La tua mamma magari ha cercato a mandarti saluto in qualche altro modo, ma è passata inosservata e allora ha usato odore e attraverso questo canale, tuo canale molto forte, sei riuscita a capire. Molto bello. Alessandro Costa, carissimo, domanda come proteggereste dalle entità negative oppure dalle energie negative? Guarda, Alessandro, io avevo fatto un video che lo potete trovare su YouTube dove ho parlato di ghost hunters, in modo come loro si preparano per entrare nelle case infestate, eccetera, e lì avevo parlato anche della protezione contro qualsiasi cosa, sia nelle case infestate, ma anche quando si lavora con il mondo spirituale, la tua protezione più grande è il tuo intento di non comunicare con le entità negative. È tutto molto semplice. Se il tuo intento costante è vedere nella tua mente la luce del mondo spirituale, i tuoi canali saranno lì e nient'altro entrerà. Se invece sei distratto di qua di là, allora perdi attenzione e se non focalizzi sulla luce, allora lì potrebbe entrare qualsiasi cosa. Questa è la nostra attenzione da non perdere e la nostra protezione più valida. Ok, buonasera, buonasera, buonasera. Il sole è un portale secondo te, Slave? A me sembra di sì. Il sole è un portale. Io uso il sole per caricarmi d'energia, quello sì. Comunico con il sole, anche chi fa sciamanesimo usa il sole, sia i pianeti che le stelle. Non tanto come portale, come portatore delle certe energie.
Non lo so, magari io non avevo approfondito questo discorso. Slavi, come faccio a mettermi in contatto con il mio bisnonno che è la mia guida, il mio angelo custode? Lo riesco a percepire, ma non riesco neppure a sognare il mio bisnonno. Però cercherò tanto immaginandomi lui di fronte. Ecco, chiacchiera così, però chi dice che il tuo bisnonno riesce a manifestarsi? E riesci a fare un contatto medianico? Guarda che non è semplice per nessuno, perciò il tuo bisnonno sicuramente ti aspetta nel mondo spirituale, è lì e vede, lo sa quello che stai facendo. L'unica cosa che magari non è capace di entrare nei sogni o non è capace di comunicare in quel modo. Dicevo, bisogna trovare un altro metodo, Nina. Se tu usi sempre lo stesso metodo e ricevi sempre lo stesso risultato, allora cambia il metodo per vedere se accade qualcosa di differente. Maridella è il mio bambino, mai nato, giocavo con i miei riccioli sul cuscino. Mi sono spaventata e dopo aver preso acqua benedetta, l'ho persa camera in casa. Dunque non si è fatto più sentire. Ora mi dispiace. Marinella, non è tanto acqua santa che lo ha cacciato via, ma è il tuo pensiero di spavento. Prima abbiamo parlato di spavento e abbiamo capito che purtroppo loro percepiscono questa nostra paura e visto che ci vogliono bene, non vogliono spaventarci e per quello si ritirano. Per quello non era acqua santa, era proprio il tuo pensiero. Lo puoi richiamare. Non aspettare che arriva perché lui rispetta quello che era la tua volontà. Chiamalo con tale costanza e tale consapevolezza con quale hai deciso di chiudere la comunicazione. Ok, il video potresti ripubblicarlo su Facebook? Sì, va bene, Alessandro, va bene. Monia, già sai, quando sono in meditazione mi succede spesso di avere pruriti forti al viso o con il naso. Questa è una cosa bellissima perché, Monia, questo vuol dire che stai entrando in stato di trance. Molte persone in trance hanno proprio questa sensazione sul viso come una piccola ragnatela, ma queste sono delle energie che stanno diventando più dense e toccando i nostri nervetti molto più sensibili sul volto, le possiamo sentire. Okay. Sonia Velardo, ciao Sonia, Slavi, mio figlio di notte si sveglia perché si sente osservato e vede delle ombre. Lui non ha paura, cosa deve fare secondo te? Stanotte mentre stavo sul divano, in soggiorno sveglia, ho sentito fischiare chiaramente in soggiorno. Allora, che dirti, Sonia? Vuol dire che qualche presenza c'è e questa mi fa piacere perché si capisce di nuovo che noi siamo interconnessi con tutte le dimensioni e conviviamo contemporaneamente. Secondo me, non da aver paura, ma chiedi al tuo figlio di fare le domande a queste ombre e chiedere chi sei qui, cosa mi vuoi dire, e poi ascoltare se stesso, e magari le arriverà qualche intuizione. Può essere una cosa carina, magari ci sarà qualche scoperta. Secondo me è qualche tuo caro che non ha conosciuto tanto il tuo bambino e lo vieni a osservare, lo vieni a proteggere, e il tuo bambino ha questa sensibilità e sensibilità di poter percepirlo. Perciò pensa a chi dei tuoi cari veramente è trapassato quando il bambino era ancora molto molto piccolo, oppure quando non lo so, no, era già nato, ma loro non hanno avuto la possibilità di parlare molto. Ecco, secondo me è proprio quelle persone lì. No, da ragazzina sentivo che avrei visto i trapassati, li sentivo, ho avuto paura, che ho chiesto io di manifestarsi solo in sogno. Mi hanno accontentata e infatti ora è solo così. Bellissimo Giuliana, questa è una cosa fantastica, così dovrebbe essere. Questa è la comunicazione consapevole
tra medium e tra mondo spirituale, perché il medium sa che cosa vuole dalla comunicazione e come la vuole gestire. Brava, ok? Emilio, mio figlio, si manifesta sempre con i cuori, tanti cuori, a volte addirittura ci saluta scrivendo ciao sulle cose. Che bello, Emilio, bellissimo, bellissimo. Donatella, buonasera. Nina, ho sognato mio bisnonno pochissime volte, sempre accanto a me, senza vederlo, ma con la consapevolezza che fosse lui. Perfetto. Vittorio mi ha portato il messaggio da lui durante la dimostrazione pubblica e lui comunica tramite altri medium. Vedi, Nina, questo è il suo modo di comunicare con te, magari per lui è più difficile, ma da solo riesce con altri medium, magari meno coinvolti emotivamente nella vostra storia, potrebbe essere molto, molto semplice. Isabella, ciao carissima. Sonia, Slavi, il fratello è mancato 3 anni fa, ma non è piccolo, sono entrambi grandi. Va bene, ci pensiamo su. Laura, Sandra, ciao Laura. Bene, ragazze, io velocissimamente ho risposto alle vostre domande, però ci abbiamo messo quasi 45 minuti. È una cosa incredibile. Siete state bravissime. Io spero che sono riuscita ad accontentarvi un po', però adesso andiamo veramente al tema della nostra trasmissione di stasera, 10 comportamenti da adattare e errore da evitare in medianità. Ok? Adesso parleremo di questo. Ok. Prima cosa, io ho scritto proprio prima di fare questa diretta, ho scritto tutto quello che ho passato io e quello che secondo me potrebbe aiutarvi nel poter capire se volete essere medium, quale potrebbe essere la vostra medianità, se avete bisogno di medianità, se siete pronti di impegnarvi. Ok, allora numero uno. Vi leggo proprio cosa ho scritto. Vedete, ho scritto a mano, la mia scrittura è tremenda, ma devo avere qualche foglietto per sbirciare. Usciti completamente dal razionale, questa è la prima cosa. Medianità, ragazze, è un'emozione. Perciò quando dicono sono troppo razionale e questo tocca a tutti, credetemi, anche io sono una persona razionale, ma quando non faccio la medianità è normale che noi viviamo nel mondo razionale e allora assolutamente dobbiamo usare il nostro cervello. Perché se no saremo troppo disperse. Dobbiamo analizzare, dobbiamo fare determinate cose ben precise, però la medianità non usa quel tipo di canale. Medianità è un'emozione, perciò l'unico consiglio che vi posso dare è che sono arrivata ad avere questo proprio dopo anni. Anni, sì, qualche anno di esperienza dove la razionalità disturbava tantissimo e uno dei trapassati mi ha detto: io sono un'emozione, io voglio parlare delle emozioni, noi parliamo solo delle emozioni e tu cerchi di capirci con la mente. E allora ho detto: ok, allora trasmettimi quell'emozione di cui vorresti parlare. E ho cominciato ad ascoltare quel trapassato con il cuore. E quando ho capito che tipo di emozione aveva, che non necessariamente deve essere amore. Uno può avere un ricordo di emozione della rabbia o di offesa o di pentimento. E quando ascolti, questo non vuol dire che loro veramente adesso hanno sensi di colpa, hanno i ricordi di quel sbagliato che hanno vissuto sulla terra e per quello ci trasmettono emozioni di quel ricordo. E quando sono entrata a sentire il tema del discorso, io ho capito attraverso quell'emozione molto di più, quello che con la mente non percepivo, perché la mente cerca le parole. Per questo, chi di voi è troppo razionale, aiutatevi, aiutatevi di trovare delle ispirazioni nella vita. Cosa vuol dire? Vuol dire leggete poesia, scrivete poesie,
Fate qualcosa che il mondo esterno vi mostra non soltanto la sua parte materiale. È come imparare a leggere tra le righe. Osservate il fiore, che per voi non è che deve essere soltanto fiore come la materia con i suoi confini, ma deve essere rappresentanza della bellezza, dell'arte della natura. Guardate sfumature del colore di questo fiore. Cosa vi porta come emozione? Cosa vi porta come un ricordo? Uscite dai schemi mentali, perché questo veramente vi distrugge la vostra medianità. Ok? Spostate il vostro canale dalla razionalità all'emozione. Scendete giù di voi, non state nella testa. Tutto quello che state facendo la ricerca nella mente per poter capire, mettetela giù nel vostro cuore dove ci sono le vostre emozioni e vedrete che non sbaglierete mai. Chi di voi è molto razionale, scrivetemi, ma io credo che adesso che siamo tanti a guardare la diretta, più di metà di voi sicuramente mi scriveranno: sono razionale, non so come fare. Ecco, io personalmente sono riuscita in questo modo. Ok? Poi, secondo è un impegno, ricordatevi, si può fare la medianità, si può capire come funziona la medianità. Come il primo punto, la mente sa come funziona la medianità, il cuore fa la comunicazione. Questa è la differenza. Perciò, per poter fare bene la medianità, essere il medium, bisogna impegnarsi. E questo cosa vuol dire impegnarsi? Niente cade dal cielo, ragazzi. Dal cielo cade solo la pioggia, ok? Ogni tanto qualche polvere e meteorite, però non vi cadrà dal cielo un contatto tanto perché tu sei così carina e così perché lo stai chiedendo. È un impegno, è una comunicazione tra due mondi, due persone. Perciò se io chiedo che il mondo spirituale si impegni, devo impegnarmi anche io. E con tutto, con l'anima, accontentate la vostra anima nella creatività, nel spirito, nel cercare delle emozioni, delle ispirazioni. Fate qualcosa, medianità, e ogni giorno trovare qualche cosa che potrebbe ispirarvi, potrebbe darvi qualcosa di molto importante, ok? Perciò impegno tutti i santi giorni, e impegno ovviamente richiede il terzo punto, che è la disciplina. La disciplina è importante, perché se voi riuscite ad avere un certo ritmo, dando questa importanza di dedicare il vostro tempo alla meditazione, a fare un esercizio, non riuscite più a vivere senza questa cosa. A volte inizialmente può essere molto difficile, nessuno vuole impegnarsi, dicono: wow, ho iniziato con così grande entusiasmo, poi dopo ho capito che ci sono altre cose, sono distratto di qua di là. E per quello perdiamo la costanza. Ma se volete arrivare ad essere grande medium, questo è il lavoro di tutti i giorni. È la stessa cosa che quando un pianista si esercita. Non è che, anche se si nasce con il talento per la musica, non è che appena ti mettono sul pianoforte subito comincia a suonare Tchaikovsky, sue sonate. No, non puoi. Devi ogni giorno stare sul pianoforte per poter poi suonare anche in modo ben preciso. Devi imparare a memoria la musica, le note, e questo è un percorso di tutti i giorni. Chi di voi fa la musica, un musicista, sapete che bisogna fare allenamento anche nello sport. La stessa cosa per medianità. Ok, poi numero 4. Tutte queste sforze, tutte queste cose a volte portano
pochi risultati all'inizio, proprio i risultati scarsissimi, e questo purtroppo porta persone a deludersi e scoraggiarsi. Scoraggiamento in questo caso, io dopo leggerò tutti i vostri messaggi, ma visto che prima ne abbiamo parlato tanto, ho risposto a tantissime domande, perciò adesso ragazzi vi risponderò poi in privato perché vorrei parlare proprio di queste cose che ho voluto comunicarvi. Cose, non scoraggiatevi, ok? Prime esperienze sono più pesanti. I vostri canali devono abituarsi a lavorare, devono proprio capire come voi funzionate e far capire al vostro cervello per confermare il loro funzionamento anche dal punto di vista razionale, che riuscite a riconoscervi, riuscite a capire come funziona e quello che può disturbare molto e quello che vi scoraggia di più nelle vostre pratiche è che non cominciate da base, ma volete subito avere il contatto medianico, anche senza conoscere come funzionano i vostri canali e i vostri sensi attraverso i quali voi ricevete delle informazioni. Questo è un grandissimo sbaglio. Cominciate dalla sensitività, cominciate dalle cose più semplici. Anche la sensitività non bisogna mai svalutare, perché è proprio il primo passo verso la medianità, verso il channeling, verso qualsiasi pratica. Se voi non riconoscete come funzionano i vostri canali, se non sapete prendere l'informazione neanche dal mondo fisico, come fate poi ad avere informazione dal mondo spirituale che è ancora molto più sottile? Qual è il vostro canale della preferenza? Qui bisogna andare gradualmente, avere pazienza di farlo. Questo non vuol dire aspettare 2, 3, 10 anni. No, si può fare anche abbastanza velocemente, per questo ci vuole costanza. Cioè, ogni giorno fate un esercizio per poter sentire le energie. Passo un mese, avete già fatto 30 esercizi. 30 o 31 esercizi se lo fate tutti i giorni e poi potete già entrare e comunicare con il mondo spirituale, perché 30 esercizi, credetemi, sono parecchio per poter riconoscere come si lavora con la sensitività, perciò non dovete neanche spendere anni e anni, però la disciplina vi aiuterà di iniziare e avere certa costanza, ok? Oriana, sono di base molto razionale, ma ho avuto talmente tante prove che mi sono dovuta abbandonare e ho imparato a credere e fidarmi e essere grata a tutte le cose legate al mondo spirituale che mi sono successe. Grazie, Oriana, grazie mille per il tuo riscontro. Emilio, io mi sono Alessandra, ok? Io mi sono lasciata andare, ho aperto il mio cuore e sviluppata ed ha acquisito tutti i miei sensi, acuito, ok? Ed è così mio figlio mi arriva con tutti i suoi messaggi, i suoi segni. C'è un filo diretto tra me e lui. Devo dire la verità, non faccio molto fatica, ci credo molto. Bravo, fantastico. Ciao Robin, molto bello. Ok, bene, poi andiamo avanti. Il numero 5. Non chiudetevi in voi stessi facendo le vostre esperienze. Questo vuol dire che sarebbe proprio bello condividere le vostre esperienze con le persone che fanno un percorso molto simile. Quando siamo da sole, tu per tu, col mondo spirituale, senza neanche poter parlare di queste cose, perché spesso nelle famiglie noi possiamo non essere capiti. Molte persone vengono dalle famiglie religiose o molto razionali, o come me, io sono vissuto con papà comunista, ragazze, che facevo fatica a capire le cose che facevo io, faceva la mia mamma. Ecco, allora, per questo esistono i gruppi, esistono i club, esistono i convegni, esistono tanti percorsi dove si può incontrare le persone con quali parlare delle esperienze, perché più parlate,
più condividete, più ascoltate le altre persone che vi raccontano delle esperienze simili e nel scambiarsi delle opinioni, magari si riesce a trovare un metodo diverso, si può sempre migliorare. E parlate, lo so che per molte è difficile, qualcuno è molto timido e vuole vivere la propria esperienza proprio dentro di sé, è la roba tutta mia, non racconto a nessuno perché sennò dicono che io sono pazza. A me molte persone arrivano e dicono: Slavia, posso raccontare solo a te perché sennò mi prendono per matta. Quindi dico: sì, dai, parliamo, perché più matta di me non so che esiste, ok? Perciò capisco tutti. E allora bisogna trovare amici di questo genere che vi aiuteranno molto. Poi, numero 6. Non fidarsi dalla propria memoria e tenere il diario di tutte le vostre esperienze. Avevo capito, e molti di voi lo sanno, soprattutto chi sta facendo il percorso di questo genere, che ogni volta quando noi entriamo in contatto con il mondo spirituale o con qualsiasi energia, lavorando con la sensitività, comunque facendo tutte queste cose, noi entriamo nel stato alterato, in uno stato di trance più o meno leggero, dipende dalla pratica che stiamo facendo. E quando siamo in quel stato, noi abbandoniamo con la nostra mente razionale il mondo fisico e ci concentriamo di ascoltare le energie sottili. Perciò tutto quello che il nostro cervello riceve come delle informazioni, poi dopo quando noi usciamo da quello stato alterato, molti medium non si ricordano più che cosa hanno detto, che cosa le è successo. Soprattutto passano 5-10 minuti e completamente si può dimenticare. Se voi non tenete vicino a voi un diario per ricordare le vostre, soprattutto prime esperienze, ragazze, sarete fregate, perché se dimenticate poi tutto, dove si va a recuperare le informazioni? Sempre carta e penna pronti. E poi quando, dopo un po' di tempo, rileggete poi il vostro diario, voi riuscirete a capire in che modo potete magari risolvere un problema legato alla comunicazione medianica, perché sapete dove avete sbagliato. In modo molto dettagliato scrivete che passi avete fatto per entrare in una meditazione, che cosa avete ricevuto durante la comunicazione, che cosa avete sentito, cosa avete percepito, che tipo di evidenze vi ha dato il trapassato, se vi è bastato, non vi è bastato, se avete chiuso il canale, tutto scrivete. Perché poi anche attraverso il diario riuscite a vedere come è migliorata la vostra comunicazione. Io, per esempio, quando ho cominciato a lavorare soprattutto con le guide, scrivevo, lavoravo con la scrittura ispirata tantissimo. Io fino adesso, sto parlando di 15 anni fa, ho tutti i fogli delle mie esperienze, ogni tanto le rileggo e dico: mamma mia, come sono cresciuta da quelle frasi molto semplici, insignificative, molto generiche, sono arrivata a dare dei messaggi ben precisi. E dico: mamma mia, come sono cresciuta. Ogni tanto mi fa anche ridere, però quella era la mia realtà di 15 anni fa e queste cose mi aiutano a vedere la mia evoluzione, che è una roba bellissima. E poi so in modo come lavorata, ho visto proprio sviluppo del mio metodo. Tenete il diario che vi aiuta. Non pensate che dopo che passano 5 anni, 10 anni, vi ricorderete di quei esercizi che avete fatto, ciò che vi ha aiutato. Sonia, se si ha ragione verso una persona, si può riuscire ugualmente a sviluppare la sensitività oppure si chiude il canale? Certo, siamo umani e se ha dei rancori. Non ho capito se hai rancore verso una persona. Spero riuscire ugualmente a sviluppare.
Guarda, la sensitività tua non dipende, non deve dipendere dal tuo rapporto con le persone che ti circondano, dal tuo rapporto con il mondo, da tante cose. È un rapporto con te stessa, con la tua anima, con le tue energie e l'intento di farlo. Il tuo esercizio lo fai tu da sola, ok? Poi dopo, nella vita normale, quando esce una vita normale, ormai quel rancore prima o poi lo elabori, almeno io ti auguro, perché più sei in pace con te stessa e con altre persone, cioè meno problemi hai, meno distrazioni hai nel momento quando devi fare non so, la comunicazione, eccetera. Ne ho parlato di queste distrazioni che sono importanti. Ah, ciao Francesca, Ariel è stanca, cara, saluto tanto la tua bimba, è fantastica. Ciao Francesca. Bene, poi, questo era numero 6, poi numero 7, acquisite delle buone abitudini. Abitudini come passeggiare, per esempio, perché la passeggiata, per esempio, nel bosco può portare tantissime ispirazioni e può aiutarvi a sviluppare, tra l'altro, i vostri cinque sensi, perché se ascoltate il bosco, voi potete udire l'umore del bosco, potete annusare, potete anche gustare magari una foglia, potete vedere, diverse modalità dei colori, attivare la vostra percezione, potete toccare gli alberi, sentire l'emozione riguardo questa passeggiata. E da lì vi cresceranno tante, tante, tanti messaggi. Questa è una bella cosa, magari ogni domenica, ogni sabato, uscire e fare passeggiata almeno mezz'ora per stare in contatto con la natura, perché questo vi dà anche tanta energia. Con una passeggiata si può fare un intero esercizio e vedrete come poi svilupperete a go-go tutte le vostre doti e le vostre sensazioni. Poi, abitudini di cibo. Siete più leggeri, vi raccomando. Quando ci abbuffiamo, poi non riusciamo neanche a lavorare. Okay? Perché io, per esempio, lo so che c'è un determinato cibo che io proprio non riesco a digerire e dopo magari aver mangiato la pasta, per esempio, a mezzogiorno, io farò fatica a fare le sedute perché questa pasta, mentre la sto digerendo, mi mangio un casino di energie. Io mi osservo e allora prendo delle buone abitudini, quelle che mi aiutano ad andare sulla via spirituale. Come può essere l'abitudine di dormire in una certa quantità di ore o bere l'acqua, che fa girare delle energie, vi aiuterà, non so, a mantenere anche il corpo bello forte, o qualcuno fa lo sport. Poi anche una bella cosa, anche come abitudine, magari di creare il proprio luogo di potere, che può essere anche a casa vostra, e fare la meditazione in un posticino che per voi sembra carica di energia. È una cosa bellissima. Io, per esempio, non riesco dappertutto a casa mia o in ufficio fare le sedute, ho proprio i miei posti. Sono abituata a lavorare lì dove mi sento sicura, protetta, però bisogna vedere, cioè bisogna trovarlo. Daniela, vieni a Firenze, Slavi, quando? Sì, a Firenze, 9 settembre, con Vittoria Masella facciamo la dimostrazione pubblica in libreria. Tra l'altro sul mio sito potete vedere questo, e poi facciamo la scuola di parapsicologia a Firenze, sempre in quella libreria. Ok, poi buone abitudini, perfetto. Ecco, 8, 8, essere umile nell'imparare, nel chiedere, nel mettersi in servizio, nel mettersi in una situazione di ascolto, magari anche delle energie che sanno più di voi. Perché il mondo spirituale deve essere ascoltato e loro sono importanti, non noi che siamo importanti, anche se abbiamo fatto
strada così, ok? Abbiamo messo il nostro impegno, però non siamo noi importanti, perché abbiamo fatto questa strada per dare ascolto, dare la parola al mondo spirituale, ok? Perciò loro sono importanti, che sono trapassati, o i nostri angeli, o le nostre guide. E allora questa umiltà nel poter essere in servizio è molto importante, e ovviamente bisogna avere la propria fede. In qualcosa bisogna credere. Qualcuno crede nell'amore eterno, qualcuno nella luce del creatore, qualcuno crede nell'universo, qualcuno crede nel regno angelico. L'importante è credere in qualcosa che non è una credenza razionale, ma la credenza del cuore, la credenza del vostro spirito che vi dà un'emozione. Ok? Questo sarebbe proprio bello se riusciremo a farlo. E poi numero 9, stiamo arrivando quasi alla fine. Chi ha la pazienza? Romina, Roma no. Come no, Roma? Certo che è Roma. A settembre cominceremo, 11 settembre mi sembra, cominceremo la scuola a Roma. E la Vittoria Masella è lì che è l'insegnante insieme a me. Ok? Tutto sul sito troverete. Non è che sono qui a fare la pubblicità, non si può farla, però ragazzi, tutto vedete sul sito. Numero 9, acquisire le sapienze, studi, letteratura, video, quello che state facendo adesso praticamente, voi state imparando qualcosa. Anche io avevo imparato dalle persone che hanno già fatto la loro strada. Ho letto i libri di grandi medium, ho letto i libri della loro biografia per poter capire come funziona e una cosa l'altra. Bisogna farlo. E poi più sapete, più avrete anche cosa discutere con il mondo spirituale. Perché se voi non sapete niente, il mondo spirituale magari attraverso di voi vorrebbe mandare i messaggi di grande importanza, ma voi non avete neanche quel vocabolario dentro nella vostra testa per poter esprimere ciò che il mondo spirituale vorrebbe fare. Ok? Ferrara, verresti? A Ferrara sono già stata, ma comunque sono lì vicino a Ferrara. Ma guardate sul sito, ragazzi! Sì, dai! E poi ci vediamo in giro. Ecco, importante sapere, importante avere vocabolario. Per me, vedete, l'italiano non è la mia lingua madre, perciò per me è difficile. In russo io posso parlare di tantissime cose, ovviamente il mio vocabolario è molto più grande. Però mi impegno, perché adesso abito qui dove parlo in italiano, mi impegno, nonostante comunque sono limitate, io sento questo limite. Vabbè, e voi che siete italiani non dovete limitarvi, anzi, caspita, collaborando con il mondo spirituale vi date infatti la possibilità di esprimersi meglio attraverso di voi. Ultimo, numero 10. Niente critica. Niente giudizio verso chi vi sta chiedendo di fare un contatto, né verso voi stessi, né verso il mondo spirituale, né verso altri medium, altri sensitivi che magari lavorano con i metodi diversi dai vostri, perché hanno avuto esperienze diverse. Magari hanno studiato nelle culture diverse, perché la spiritualità è molto molto grande. La spiritualità abbraccia tantissime discipline, abbraccia tante culture e anche tante religioni. Ognuno ha la propria mentalità e proprio in questo noi possiamo vedere la differenza dell'approccio nei contatti medianici. Ogni medium lavora nella propria modalità e mi dà fastidio, vi dico subito, mi dà molto fastidio quando mi arrivano persone e dicono
Ma l'altro medium lavora in altro modo. È magari peggio del tuo perché fai in quel modo che non mi piace, ma come lavori tu mi piace di più e perché quell'altro fa così e non è giusto. Chi ha detto che non è giusto? Non si lavora, no, non bisogna paragonare un medium con l'altro perché sono metodi. Tantissimi ci sono i metodi con i quali si può lavorare. Se ti piace un medium, il modo come lavoro, lavora, vai da quel medium e fai le tue sedute o impari da lui perché ti piace. Ma questo non vuol dire che l'altro lavora male, soltanto perché lavora in quella modalità che magari non è quella modalità che ti piace. Non criticate perché uscite dalla spiritualità. Accettate, osservate, dite ok, questo mi piace, questo posso prendere e l'altra cosa magari non fa parte del mio percorso, non è la roba mia. Come anche quando vedete diversi insegnanti, o tu sei meglio delle altre o tu sei peggio delle altre. No, la modalità di insegnare è diversa, dipende dall'esperienza personale dell'insegnante, dipende da tantissime cose, che cosa hai imparato, da chi hai imparato, dal carattere, dal linguaggio, dalla mentalità. Mamma mia, ci sono così tante cose. Voi potete osservare un insegnante e dire: ciao Francesca, ciao, buonanotte. Potete osservare un insegnante e dire: ok, ho capito che voglio imparare da lui. O non voglio imparare da lui. Mi piace questa modalità o non è la roba mia. Basta, ma non dire meglio, peggio. È una cosa che, credetemi, dà fastidio a tutti, almeno chi lavora con la spiritualità, perché non è un atteggiamento spirituale. Perché comportatevi con gli altri come volete che gli altri si comportano con voi. Pensate o parlate degli altri come volete che loro pensano e parlano di voi. Nessuno vuole essere criticato, ma tutti criticano le altre. Che cos'è questa incoerenza? Non mi piace una cosa del genere. Perciò quando cominciano a parlare queste chiacchiere, quello, non mi interessa. Non mi interessa. E spero che se non è indifferenza. Questo è proprio di non entrare nell'atteggiamento critico perché a me fa stare male, perché mi abbassa le energie. E io non voglio stare con energie basse, io faccio così fatica per alzarle, perciò non, no. Questa, come ho detto, questi 10 comportamenti, queste 10 mie leggi che ho condiviso con voi hanno importanza per me. A qualcuno magari queste cose non risuonano, ma è la roba mia che ho voluto condividere. E tra l'altro, parlando della critica, parlano anche delle persone che vengono a fare le sedute e da voi che voi sviluppate questa modalità e da voi che voi sviluppate queste capacità, questa medianità, verranno le persone dei stati sociali diversi, delle situazioni diverse, non bisogno dire: oh, guarda, è arrivato quello, guarda, è vestito come barbone, guarda questo qua che magari non ha messo profumo, guarda questo che non ha fatto barba. O da un medium sentire parlare delle persone che vengono a fare il seduto, una cosa del genere, e credetemi che ne ho visto delle persone, e c'erano coloro che piangendo uscivano dai medium o quando sentivano poi dietro le spalle, quando il medium raccontava ciò che era accaduto durante la seduta con tutti i nomi, non è un atteggiamento spirituale. Perciò, rispondendo alla prima domanda che mi ha fatto qualcuno, fare medianità o diventare un medium, cosa vuol dire diventare medium? È questo. È proprio questo, ed essere la persona spirituale. Chi è pronto
di fare la sfida alla propria razionalità, ad atteggiamento critico, di cambiare i vecchi schemi, diventa un bravo medium. Chi non è pronto farà magari la sua medianità, ma la farà con la testa. La farà con la testa, dove sarà solo il metodo, sarà solo la tecnica e non sarà neanche un pizzico della comprensione e amore. Perciò, ragazze, io vi auguro di tutto il cuore, chi vuole diventare un medium, fate un bel percorso nella consapevolezza tutta vostra, osservatevi e tutto ciò che credete che vi può ostacolare per diventare una persona spirituale, lasciatelo nel cestino, nella spazzatura, ok? E acquisite qualcosa che vi può far crescere. Va bene? Io vi saluto tutti quanti. Io sono felicissima di questa serata perché ho visto che avete partecipato bene, con grande interesse, con tantissime domande. E ci vediamo prossimamente, sempre su questo canale, su Bridges Flight, mi sembra settimana prossima, ma comunque sarà annunciato, sarà annunciata la nostra diretta. Ciao carissimi, vi saluto tanto, tanto, tanto. Buonanotte. Ciao cari, grazie di essere qui con me. Ciao, ciao, ciao.